stiamo parlando in questo momento da tetropalco della presentazione del prossimo film, sì, del prossimo libro, del Joker. Sì. Leo Ortolani, buonasera. Buongiorno. Buonasera, buongiorno, qualunque sia l'ora a cui ascolterete queste parole. Esattamente, infatti noi trasmettiamo la mattina, ma c'è il podcast, ci si può riascoltare in giro, insomma, è tutto fluido e diffuso. A proposito di questo, tra Netflix, Amazon Prime, streaming, torrent, ha ancora senso andare al cinema? Guarda, sì, devo dire di sì. Io i film più importanti cerco di guardarli al cinema, anche perché è un momento che mi ritaglio io proprio per me, magari per i miei amici così, e da, non so, a me dà ancora gusto, ecco. Le tue recensioni vanno proprio in questa direzione, fotografano anche il rituale, il come, il quando, in che condizione e poi ovviamente anche la fine. C'è un tuo momento preferito per andare? C'è appunto un rituale? E com'è cambiato nel tempo, anche nella tua storia personale? Guarda, l'unico rituale che trovo è quello di riuscirci ad andare, perché tra il lavoro, tra le figlie, una cosa o un'altra, si trova sempre meno il tempo. Per cui una volta che c'è la serata del cinema è come se fosse la festa del patrono per me, cioè bellissimo, bellissimo. E è cambiato perché riesco ad andarci purtroppo meno rispetto a quando, insomma, ero meno impegnato, ecco, da quel punto di vista lì. Però ecco, è sempre, ripeto, è sempre bello, perché quando ci vai lo hai scelto tu, ti può fregare, ma lo hai scelto tu di essere fregato, di aver visto un film brutto, purtroppo è una tua scelta, per cui è anche responsabilizzante anche per chi riceve queste recensioni. Sì, lì sei vero ma giusto, bisogna dirlo. Ci insegno come fosse mio figlio. A proposito della reazione, In questo tuo secondo lavoro di recensioni, specialmente nella copertina Variant, ci sono persone veramente esistenti, tra cui Giulia, la principesca Giulia. Esatto. Come mai hai deciso di inserire questa dose di realtà, ovviamente caricandola di tutto il magico che ci vedi in queste persone, e soprattutto come la accolgono questa nomina? Beh, insomma, Giulia è sempre stata molto, molto divertita, anzi si è sempre vantata negli ambienti della Disney di questo fatto di essere la Maleficent, però principessa buona Disney, perché ricordiamo che nel film Maleficent uscito inizia proprio c'era una fata buona di nome Maleficent, e tu dici, what? E quindi vabbè, però per la Disney andava bene anche così. E lavorando per la Disney, insomma, sai che adesso c'è tutta una serie di personaggi che vivono in rete, un po' come faccio anch'io, che vengono chiamati magari per fare anche un po' da opinionisti, no? Da opinion leader, cioè da influencer, quello che vuoi, insomma, quelli che trascinano il cinema, se ti vengono a dire poi che il film è bello, tu magari hai dei follower che ti seguono, si fidano purtroppo per loro del tuo giudizio e vanno a vedere Prometheus, ad esempio, no? Quindi, ma al di là di quello, no, è bello perché appunto ci siamo visti diverse volte anche con Giulia, che appunto mi invita magari alle anteprime, non posso andarci spesso e volentieri, ma quando ci vado è sempre stato divertente, soprattutto quando sono andato a vedere l'anteprima di Solo, che io sono andato vestito come se dovessi andare all'Esselunga e mi sono trovato di fronte il tappeto rosso con tutti i VIP della TV, tutti tirati a luce, insomma una cosa da una parte divertente, dall'altra parte anche un po' imbarazzante, perché insomma c'eravamo ma macinati, perché un po' pioveva, quindi veramente. Vabbè. A proposito di questo, il mondo della critica, degli influencer, è un mondo di animali fantastici. Sì, esatto. Dove trovarli è facile. E dove trovarli? In rete, esatto. Come racconteresti questo mondo a chi non è mai andato ad una prima, ha visto soltanto nella televisione un tappeto rosso? Ma guarda, è un mondo che sostanzialmente esiste soltanto in rete, cioè nel senso, un influencer chi è? È un personaggio che magari ha un grosso seguito perché per il suo mestiere, che sia nel mio caso un autore di fumetti, che sia un cantante, che sia uno youtuber, che sia qualcuno, ha tante persone che seguono e ascoltano quello che dicono, però è una persona o un'altra. Se poi dopo riesce, diciamo così, come e qua ci si inginocchia, crea Chiara Ferragni, che riesce a fare del suo essere in rete un mestiere, tanto di cappello, però ci vuole una determinazione che lei ha avuto e che io non ci metterei mai, anche perché il mio mestiere è un altro, raccontare storie tramite fumetto. Per cui sono comunque, ripeto, persone che magari hanno
come nel mio caso, nel caso non so, di Roberto Recchione, nel caso di persone che lavorano alle storie, quindi gli sceneggiatori, hanno forse sì, in effetti, un po' di strumenti in più rispetto a uno spettatore medio per raccontarti il film, senza raccontarti la storia, ma raccontandoti se è stato costruito bene, se ci sono delle cose che funzionano, cosa non funziona anche. E quindi diciamo che grazie a queste armi di decostruzione di massa sono stato inserito in questa lista, no, di personaggi che una volta che vanno al cinema, poi quando escono e vedi le persone che ti hanno invitato che ti guardano e vuoi dire: allora, dottore, com'è andata? È un maschio! È divertentissimo, però ripeto, mi dispiace perché spesso mi hanno invitato a vedere dei film terrificanti che non ho potuto ovviamente non recensire in maniera mia, ma anche perché a me piace lo stesso, ecco, restare comunque libero, perché a volte magari c'è il rischio che nel momento in cui ti invitano continuamente, cosa fai? Continui a parlare male, se ti fa vedere delle ciofeche? No, cerchi di trovare il buono. Io onestamente sono forse apprezzato magari anche da questo punto di vista, perché anzi c'era Giulia che mi diceva: ma la Disney ti voglio conoscere, ma vieni. Siccome era una trappola, non sono mai andato, ma vabbè, va bene così, dai. Vedevo che prima stavi armeggiando con un disco dei Blues Brothers. Sì. Faresti mai un film? Scritto, guarda, regia, Gibi lo fa. E infatti ha avuto un tracollo, l'ha detto lui, cioè se tu vedi le foto di Gibi prima del film e dopo il film è impressionante, un po' come è successo a me con i cartoni animati, insomma, prima dei cartoni animati e dopo i cartoni animati, oppure dopo aver adottato delle bimbe in Colombia, prima e dopo, insomma, c'è una differenza. È un po', no, è veramente, secondo me è una cosa che devi fare quando hai l'energia per farlo e soprattutto se è il tuo lavoro, nel senso che io potrei anche provare a scrivere un film, ma non è il mio mestiere, anche perché il mezzo espressivo cinematografico è diverso da quello del fumetto, per cui c'è tutta una serie di regole non scritte che devi tenere in mente e che magari ti sfuggono nel momento in cui tu vieni dal fumetto e cerchi di fare del cinema. Ho citato Ghibli, potevo citare Igor, e su questo poi c'è anche andato, appunto, c'è finito dentro anche Igor, poveretto, insomma, però... A proposito di festival, invece, il giurato in un festival cinematografico, cambieresti la risposta oppure... Guarda, no, sì, quello potrebbe essere divertente, l'unica cosa è che dovrei averne il tempo per farlo, perché si tratta veramente di mollare moglie e figlie e non succede così facilmente, perché comunque sia sono impegnativissime, quindi mi rendo conto che potrebbe essere sembrare una fuga, e lo sarebbe, diciamolo, diciamo le cose come sta, sarebbe una fuga, ma siccome ho comunque un briciolo ancora di responsabilità in fondo al cuore, non ci vado. In sottofondo c'è un fischio costante che è il mixer del retropalco, sì, del Feltrinelli. Potremmo tranquillamente dire che Ridley Scott, che ancora si sta mangiando quello che c'è da mangiarsi per Prometheus e affini. Ma qual è la prossima vittima? È appena uscito Joker, Tarantino, tra un po' arriva Will Smith che combatte contro il suo clone giovane. Se stesso, esatto. Che, sì. Quale sarà la prossima? È dimenticato Last Blood. Che ho visto. Rambo. Che ho visto pochi giorni fa. E voglio approfittare di questo microfono per lanciare un appello. Prego. A Stallone. Stallone, se non te la senti in quel momento di scrivere un film, chiamami, perché io sai che ti amo da sempre, ti rispetto molto, so che ultimamente hai fatto un po' fatica, i tuoi Creed sono bellissimi, sia il primo che il secondo, quindi so che non è un problema di scrittura per te, però forse può essere stato un problema di tempo, di chissà che cosa, perché questa sceneggiatura purtroppo non funzionava benissimo. Grazie Leo Ortolano. Grazie a voi.